Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Accanto pure la colpa sarà del caffè, che anche oggi ne ho preso tanto. Le tue gambe che si stringono al mio tocco, i baci rubati a scuola che mi hai tolto, le tue labbra che sussurrano ti amo. Passa tutto presto, ma ora dove siamo? Prima domanda, la più semplice, o forse la più complessa, in fondo bisognerebbe vederla come la si interpreta. Chi è Simone? Allora, diciamo che sto ancora cercando di capire chi sono pienamente. Sicuramente con gli anni sto cercando di fare chiarezza su molti aspetti del mio carattere e ad oggi posso dire sicuramente di avere più consapevolezza di me. La musica sicuramente mi ha aiutato anche in questo, soprattutto la parte della scrittura che mi aiuta sempre a far emergere, diciamo, le emozioni che a volte non riesco a comunicare tramite le parole. E diciamo che scriverle in un testo e appunto farci poi delle canzoni insieme al team che mi segue con la mia etichetta, la Suono Libero, mi aiuta, diciamo, a far capire a me, a far capire anche agli altri chi sono e chi voglio diventare. E come, allora, partiamo dando il singolo di debutto. Come nasce questo singolo? Da cosa trae ispirazione? Sì, allora, questo singolo l'ho scritto a luglio e era un pomeriggio in cui precisamente ero in camera da letto e stavo riflettendo su una storia che ho avuto con una persona che è stata molto particolare. E diciamo sono stati 2 anni di tira e molla e ho pensato perché non scriverci qualcosa e ho preso un foglio e una penna e ho iniziato a scrivere un po' facendo un percorso, facendo mente locale, diciamo, su quello che era successo e mi ha aiutato, diciamo, anche a superare poi quelle che sono state le cose che non riuscivo a superare nonostante questa storia, diciamo, fosse finita già da un po' di tempo. E abbiamo visto il video, come si sviluppa il video, abbiamo visto anche Danzi. Sì, io ho fatto 4 anni di hip hop, però quando ero più piccolo, poi ho lasciato per 12 anni per dedicarmi di più allo studio. E sì, ho diciamo deciso anche di ballare in questo video per mettere insieme appunto le mie 2 passioni, il canto e il ballo, nonostante adesso, ripeto, non lo pratico più a livello diciamo professionale. E il mio coreografo per il video è stato Ioannes Palmieri, che saluto. E è stato veramente veramente bravo, è stato molto paziente con me in quanto, diciamo, non ballando da anni ormai, avevo perso un po' la mano inizialmente, però con lui posso dire che è stato tutto più facile perché mi ha preso davvero per mano. E invece l'emozione che hai provato quando in cui sei entrato per la prima volta in sala di incisione per incidere il brano, che mettendoti proprio a quel punto davanti a un microfono di sala di registrazione, che sensazione hai provato? Io sicuramente è stato strano inizialmente, perché ho sempre sognato di entrare in una sala di incisione e una volta che l'ho fatto mi sembrava strano che ci fossi davvero io lì e per giunta a cantare poi un pezzo mio, un inedito. E è stato un po' surreale all'inizio, dovevo un po' ambientarmi, infatti nelle prime registrazioni non ero molto sicuro, lo si capiva anche dalla voce, però insieme al mio produttore e i consigli anche della mia insegnante di canto, alla fine credo che sia uscito un bel lavoro. Invece poi dopo, a quel punto, quando avete finito il brano, avete messo a far ascoltare a diverse persone. A quel punto, sì, quando la gente ha cominciato a sentire il tuo brano, a quel punto la tua sensazione è cambiata probabilmente. Le tue emozioni sono cambiate. In realtà io pubblico le mie canzoni non tanto per farle ascoltare agli altri. Sicuramente mi piace, sì,
varie persone l'ascoltano e l'apprezzano, però io credo che la musica è... parlare di musica, cantare, esprimersi, scrivere è una cosa personale che uno fa principalmente per aiutare se stesso. Io quando canto e quando scrivo principalmente lo faccio per curarmi un po' delle cose che sento ancora un po' irrisolte. E sicuramente se poi delle persone l'ascoltano e l'apprezzano mi fa... Scusa, mi fa enormemente piacere, però questo credo sia scontato. E finora hai cantato dal vivo? Beh, l'ha avuto la possibilità? No, non ancora, anche se ne sto parlando anche con il mio produttore e sicuramente prima o poi a breve, diciamo, ovviamente valutando anche la questione Covid, sicuramente voglio mettermi alla prova anche in questo senso. E tu vieni in un paese, tu vivi in una città dove comunque vive di musica, musica un pochettino melodica, come mai hai scelto questo genere che è diverso dal tuo territorio? Sì, io assolutamente non disprezzo il mio territorio e le mie origini, perché credo siano bellissime e fanno parte della storia, però mi sono sempre ispirato molto a cantanti d'oltreoceano e fin da piccolo ho sempre ascoltato maggiormente musica americana e quindi diciamo che nonostante io abiti appunto in una cittadina in provincia di Napoli, le mie influenze musicali sono state per lo più straniere, quindi mi viene più spontaneo cantare un genere appunto come l'R&B, il pop R&B rispetto a genere neomelodico oppure della canzone napoletana. Ci sono appunto allora a questo punto qualche artista che ti ha dato ispirazione e che ti fa sentire bene quando l'ascolti e ti piace, ma soprattutto ti fa crescere? Sì, la mia artista preferita è Summer Walker, che è praticamente la regina dell'R&B americano. E io posso dire di ascoltarla davvero, non c'è un giorno in cui non ascolto almeno una sua canzone e la seguo dall'inizio e insieme poi ovviamente anche ad altri artisti come Sesa, Kelani, artisti anche diciamo di anni addietro ma che comunque hanno fatto la storia come Whitney Houston, sicuramente mi hanno influenzato molto e ogni volta che ascolto il loro pezzo aggiungo qualcosa in più al mio bagaglio musicale. A questo punto ci saranno sicuramente altri brani e un LP? Sì, io sicuramente usciranno altri singoli a cui già sto lavorando. Spero casomai più in là di fare anche un EP oppure un album, poi si vedrà, questo ancora non lo so. E l'ultima cosa, abbiamo visto la copertina del brano, che come mai hai scelto quel tipo di carattere, più un po' stile retro anni 80 in realtà? Sì, la copertina è ispirata alla copertina di un brano di Rochelle che è Ti amo, ti odio, e appunto volevo un po' riprendere questo effetto vintage, anche perché credo sia coerente proprio con il genere che canto. L'R&B da qualche anno ormai non è più mainstream come un tempo e quindi da alcuni può essere considerato datato rispetto alla trap, al rap, che sono generi che invece oggi sono predominanti, in particolare in Italia. E quindi volevo un po' portare questo clima retro vintage che secondo me si sposa anche poi con il genere che canto. Ci sono artisti italiani che ti piace ascoltare, comunque ti può far crescere musicalmente? Sì, sicuramente ci sono artisti italiani bravissimi, indiscutibili. Mi piace moltissimo Arisa, di cui ho fatto anche una cover Ortica, in napoletano appunto, che ho pubblicato sul mio canale YouTube qualche mese fa. Ascolto molto Rochelle, appunto, che è la cantante a cui ho ispirato anche la mia cover, come ho detto prima. E ultimamente sto ascoltando anche Mara Sattei con il nuovo album che è uscito, Universo.
Nascono prima le parole, nasce la musica oppure nascono insieme? No, io principalmente scrivo. Successivamente, se reputo che il testo, diciamo, può avere un potenziale, lo sottopongo al mio produttore e insieme poi ci vediamo in studio e iniziamo ad improvvisare. Lui si mette con una chitarra o con il piano e insieme improvvisiamo melodie. Quando poi ci sembra di star perseguendo la strada giusta, iniziamo a registrare. Sogni nel cassetto? Oppure vanno già rubato la scrivania? Penso di no. No, assolutamente. E, sì, sono nel cassetto tanti. Sicuramente quello principale è di poter vivere di musica. E oltre alla musica voglio anche continuare gli studi. Quest'anno mi diplomo al liceo linguistico e sicuramente voglio fare l'università, psicologia. E però sicuramente quello che voglio fare nella mia vita, il mio piano A è la musica. E perché l'italiano e non l'inglese per fare i testi? Io scrivo anche in inglese, però in Italia credo che cantare in inglese sia un po' meno vantaggioso. E quindi cantare in italiano mi permette comunque di essere capito da più persone e di raggiungere un range più ampio a livello nazionale, in quanto è difficile comunque per un italiano diventare famoso anche all'estero. Sì, assolutamente. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Studio 7 e grazie per avermi invitato. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Accanto pure la colpa sarà del caffè, che anche oggi ne ho preso tanto. Le tue gambe che si stringono al mio tocco, i baci rubati a scuola che mi hai tolto, le tue labbra che sussurrano ti amo, passa tutto presto, ma ora dove siamo?